Buongiorno a tutti. Ciao ieri mi laggava sto computer perché non l'avevo riavviato. E comunque era veramente fastidioso. Spero che non sia un problema più generale. Fosse una cosa temporanea, sta lag. Perché oggi volevo iniziare Michella, l'albero di Michella. Allora, prima di fare sto albero, bisogna farsi sta cittadina maledetta, assurda, con assassini da tutte le parti. Vero fastidio. La galera eterna della città. Ecco, è un vero delirio sta parte. Tutt'altro che facile. Vediamo cosa riusciamo a combinare con questa build. Quella scala è lì. Vediamo se ci arrivo. Yes. Cosa detto che sono quattro i campanili da illuminare, quindi uno. Uno là. Così tanti sono quattro? Non mi ricordavo così tanti. Il cavallo non c'è. Qua non c'è niente. Di lì ovviamente c'è qualcosa. Come diamine ci si arriva? Tra un po' mi arriva un assassino da dietro che mi killa. One shot. Eccolo qua. Sotto il ponte. Non ti killa, però è B-shot. Non so dov'è che si sale. Non ho la più pallida idea. Pareva ci fossero delle scale anche qui isolate. Boh, mi sto girando un po' a caso. Il frame rate mi sembra abbastanza stabile. Grazie al cielo.
Riuscire a salire. Io vedo solo sta scala qua. Facciamo sta scala. Per andare di là non lo so. Non capisco. Dov'è che si sale? Ah, ma aspetta, c'è un passaggio lì. Ok. Ci sono anche gli assassini poi. No, non ci arriva neanche. Oh, questi sparano come dei dannati. Questi albinauri, albinaure. Un po' sciatta sta città, però, un po' finta, sembra Hollywood, tutto un po' troppo stereotipato e perfetto, non so perché, sembra così finta, non convince, anche perché è abitata solo da assassini, beh, quello potrebbe anche essere, perché il mondo è andato un po' a catafascio, quello ci può anche stare. Almeno l'ho fatta cadere. E quasi quasi la vado a ammazzare, perché veramente mi sta sui maroni. Ma che cazzo è che mi spara? Capisco che mi spara. Su di qua. Ah, purtroppo non si può andare su di qua. Oh no. Quindi mi tocca fare questo percorso d'ostacoli che c'è qui. Degli assassini nascosti, lo so io. Sento i rumori. Scema, cretina. Muori. Non camminano, sono assolutamente spiaggiate. Non riescono a usare le gambe. Dispiacerebbe anche se non fossero così stronze. Ok, dov'è sta salita che non la trovo mai? Ecco. E diventa invisibile.
Intanto non trovo la salita. Perché essendo tutto uguale, non riesci a capire dove devi andare. Vabbè, io l'ho anche uccisa la tizia, però poi sono morto pure io, quindi sa che non conviene. Adesso la tiro giù e poi basta, poi vado avanti di lì perché poi non mi trovo più, non capisco più dove devo andare. Io mi perdo in questa città, è tutto uguale. Che è un problema di Elden Ring, è tutto uguale. È uguale a Celia. Che infatti anche a Celia non ci capisco niente. Allora adesso, attenzione. Faccio come prima, questo qua lo tiriamo giù, questa qui no. Zio, canta! Che nervoso sta zona! Cascato giù anche. Fa male, cavolo. Là, meno quella casca giù e ha finito di scassare la minchia. E invece qui? Qui invece è un grosso problema perché qui bisogna rushare. Però uno magari si riesce ancora a saltare. Due invece se c'è anche l'altra era un grosso problema. E qui c'è la terza, mi sembra. Quindi me ne manca uno. Quello l'ho fatto. Uno, due, tre con quello giù. E quella torre là, forse. È l'altra che devo fare. Secondo me è quella là. Come ci si arriva? Da sta casa qui? Proviamo. È qui comunque. Quella lì. E vedere, bisogna vedere se c'è qualche scala. Io non ne vedo. Eccola! C'è veramente. E con questo ho finito. Infatti mi fa tornare in automatico nel mondo reale, che non si capisce cosa siano queste galere eterne. Sono come delle realtà parallele. Veramente assurdo. Qua c'è un ventilatore che mi spara nell'albero di Michelba. Bene, finalmente ci siamo. Perché qua poi è un delirio sto posto.
Partiamo praticamente in cima all'albero, dobbiamo scendere. Fino alla base. Questa è una zona tutt'altro che facile. Finché cascano va anche bene. Ma dove è caduto? Ma dai! Ma vaffanculo, adesso è morto. Cioè, prima di morire mi ha ucciso me. Poi è caduto. Ok, mi ha capito che... Che non va bene. Farlo in questo modo. Proviamo a farlo da qua. Niente male. Direi assolutamente niente male così. Ecco, adesso per scendere, auguri, perché ci sono questi qui. Sono tantissimi, tra l'altro. Sono tantissimi. Ti sparano. Però così li fai cadere. Solo che non è che ottengo tanto. Li faccio cadere, ma ci devo ancora via a rompermi le palle. Ora due colpi muoiono. Non male, solo che ho ancora il settaggio, quello con pochissimi incantesimi, per la boss fight, l'ultima che ho fatto, che mi serviva un settaggio così, qui invece mi servirebbe avere un po' più mana, comunque andiamo avanti, vediamo cosa riusciamo a fare. Questi sono forti. Peccato perché qua ci sono le formiche adesso. Dove sono queste formiche? Cazzo. C'era una cosa interessante. Solo che sono sotto tiro di quel coglione là. Posso fermarmi con un fiore? Mi ha fermato il fiore. Questa parte è veramente una palla. Adesso rascio tutto perché non ci riesco. Cioè, nel senso, non è che non ci riesco, non c'ho pazienza. Zero proprio. Zero voglia. Perfetto, Lulu. Sopravvivo le formiche, però. Catroia. Quante sono? Tantissime. Vai, 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 corri, 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 dai, 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 dai. No! Cazzo! Che male! Continuare a rollare. Rolla, 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 rolla.
Chi è che mi spara ste cose? Fiore là. Ok, ci siamo. Vediamo cosa riesco a fare con questo bell'imbusto. Se gli sto davanti non mi prende. Spara troppo lontano. Dunque, da lassù non c'ho nessuna voglia, quindi io direi di andare semplicemente di qua. Va benissimo di qui. C'è una specie di santuario elfico. Questa parte è veramente gran burrone. Si sono ispirati veramente al Signore degli Anelli, gran burrone. Il che mi piace anche molto. L'unica cosa è che qua non ci sono gli elfi, qua ci sono brutte persone ovunque. Qui è proprio gran burrone. Elendil. Infatti per me questa è una delle zone più belle di tutto Elden Ring. Vediamo se riesco a farlo in maniera easy, che oggi pomeriggio sono un po' in versione relax, che ho già abbastanza problemi sul lavoro. Direi che bisogna di essere un po' slow mode, slow food. Questo qua voleva spingermi giù, testa di Mitzegan, e invece ci va lui giù. Sì, lo so che sto lasciando indietro delle cose, ma non c'ho voglia. Tanto io punto a fare i boss, sostanzialmente. E far tutta sta gente, sinceramente, mi interessa relativamente. Cioè, li faccio perché sennò mi saltava il boss, questi qua. Quest'arma si dimostra sempre OP. Molto OP. Non ce n'è per nessuno. Ce n'è per tutti. Bene. Fino a qui direi a bomba. I leoni, questi mi danno fastidio parecchio. E mi dà molto fastidio il fatto che non abbia mana. Stunnato. Peccato che non ho mana. Non va. Non ho capito perché non è andato. Perché non mi ha fatto l'abilità speciale, quella roteante? Zio canta, perché? Gli ha dato un colpettino così, invece di fare l'abilità roteante. Perché? Esigo delle spiegazioni. Perché fa il colpettino così? Ah, perché con l'altro tasto? Ma cagare. Cosa ne so io? Allora, ampolle, mettiamo un pochino più di ampolle. Direi così. Che palle sti leoni, mamma mia. Ce li hanno tirati.
sacco di incantesimi, ma non muore. Niente, lasciamo tutto perché io qui non ce l'ho voglia. C'è una zero proprio. Si mette male, però non è ancora detta, non è per niente detta, perché con quest'arma qua credo che non mi fa curare, non mi fa curare, mi viene addosso, guarda, 100.000 attacchi tutti diversi, un po' lenti, un po' veloci, in una stanzettina minuscola che non riesco a muovermi e non vedo soprattutto. Quindi è veramente una tragedia. Comunque non ho capito quel volatile che è arrivato da dove è arrivato, non c'era. Bella sta stanza, bellissima. Sì, gran burrone. Muoio a ripetizione qua, poco da fare. Sto volatile che mi dà un fastidio incredibile, veramente incredibile. Due? Madonna! Ma cos'è tutta sta gente? Ma perché? Non capisco neanche chi è. Ma sto volatile! L'ho appena ucciso, ce n'era un altro anche. Oh mamma mia, ma come si fa a sto punto? Ma che palle! Che io non ho incantesimi di precisione che passano tra le porte. Devo sempre sporgermi, sennò vengono interrotti. Purtroppo il problema di questi incantesimi della gravità è che non sono incantesimi veri e propri. Sono delle robe che muove le pietre, ma beccano contro qualunque cosa e si interrompono. E quindi sono più delicati. Un po' schifo anche, in un certo senso. Vedi che vanno contro la porta, che fastidio. Adesso arriva il volatile, preparo con una spada, vabbè devo far così perché non ho altro modo, visto che accendo la spada con questo qua che è qui. Spaziamo così e basta. Adesso vediamo l'altro perché sono due purtroppo. Niente, lo ammazzano questi. Sono troppi, sono super aggressivi. Bello, bello schiaffo che gli ho dato. Io me ne ricordo due di leoni. Allora mi sbagliavo, era un leone e due volatili. Un sacco di materiali si trova. Bene, siamo arrivati a metà del villaggetto elfico. Qua ci sono le lumache spiritiche.
male che ce l'ho fatta lo stesso. Dove cazzo sono finito? Ma no. Cos'è sto casino qui? No, le prese, che fastidio. Ancora? Ho detto di no. Compro niente. Eccoci. Adesso qui sono cazzi acidi. E questi qui fanno malissimo. Sparano molto più in là di me. Vabbè, uno ci saluta e se ne va. No, cosa ho fatto? No, ho sprecato una delle rune. Ma è già qui, porca trota. Oh, cos'è? Non lo fare più. Non si ferma! Non si ferma! Basta, quanti sono? Cazzo, c'è l'esercito! No, porca troia! Che avevo la fiaschetta sbagliata! Mi ha bevuto il mana invece che bermi la cura. Quando me ne sono accorto, li avevo già addosso tutti. Tutti ce li avevo già addosso. Zio canta, niente, rascio ancora di più di prima. Più mi fanno ste cose, più io rascio. Porco Michella. Zomboidi qui ti fanno le prese. Ci vado addosso, mi stufato questo qua. Dov'è? Niente, non riesco a farci niente, sono in due. Andatevene a far culo tutti e due. Questa è una scorciatoia. Adesso li devo ammazzare però perché mi hanno fatto arrabbiare. Sono veramente incazzato. Niente, non si ferma. Non c'è modo di bloccarli. Hanno tanti punti vita. Questi con la magia non si fanno niente. Allora andiamo di gravità. Questi li facciamo con la gravità. Peccato che becco uno su 10. Fatti dire niente. Muoio, non ci riesco. Proviamo con la spada, ma poi non li interrompi.
Porca puttana, te quel martello di merda! Che non si interrompe! Non si interrompe, tu gli vai addosso e niente. Boom! Boom! Hanno tanti di quei punti vita, tra l'altro. Almeno i maghi di solito muoiono subito. Questi qui no. Fastidio clamoroso. E alla fine li ammazzo. Porca miseria. Questi due magoni enormi. E alla fine li ho segati. Ok. Boss fight. Come al solito senza summon. Quindi auguri. Tra l'altro pochissime fiaschette. L'oretta che l'avevamo già picchiata questa, mi pare. Però questa è la versione vera. Pare che si faccia pochissimo. Piantala. Niente. Oh, ha sempre incantesimi addosso. Lui mi prende sempre, è incredibile. Quattro danni, niente male, su qua. Ma dai, ma cos'è? Continua a spararmi dal fondo della cosa. Minchia, questa mi spacca. Mi spacca questa qua. Con la spada non riesco a dargli sotto, continua a saltare via. Quindi l'unica è con la gravità, che forse gli fa anche un po' più male. Anche se non mi pare, mi sembra di avergli fatto chissà cosa. Per niente. Tra l'altro ho anche già un sacco di anime. Però non abbastanza. Qua senza l'evocazione faccio fatica, come al solito. Questo incantesimo. No, fammi questi. Inizia a fare sta cosa, bisogna schivare, basta, tutto lì. Poi questo si lancia i quattro cosi. Pa, pa. Le anime mie chissà dove sono. Cioè, appena prese ce l'ho già addosso a menarmi. Vaffanculo! Ho dovuto prendere le anime, porco Giuda! Non posso distrarmi un attimo a prendere le robe che c'è già lì che ti picchia. Porco Michella!
Prendo sempre con due, non con tre. Non è che si fa un gran male, per niente. 720 danni. Veramente mediocri. Forse con la spada gli faccio. Vediamo. Sicuramente, però. Difficile da prendere, perché si muove. Si muove un sacco. Niente. Non so come farci, non ho cose che funzionano sul serio. Gli incantesimi sono abbastanza scadenti. Quella spada che fa danno magico resiste. Incantesimi sono veramente scadenti. Non li uso più. 720 danni sono veramente una schifezza. Non so se perché misso sempre. Ecco, tipo questo. 1080 fa. Se prende bene. Non succede mai. Perché si muove troppo quel cazzo di cavallo. E viene sempre sotto. Guarda come schiva. Che fastidio. Però se sta ferma si riprende. Cazzo, quello one shotta! Beh, comunque è andata già un po' meglio, però no, non ci siamo neanche ancora, non ci siamo neanche ancora, prendo troppo danno e io gliene faccio veramente poco. E comunque non si stunna questo coso qui, non fa in tempo, allora forse è meglio il collasso. Facevo 700 o 1080. Io volevo riposarmi oggi, ma qualunque boss arrivati a questo punto è veramente impegnativo, senza le vocazioni. No, con le vocazioni no, ma senza devi imparare a farli bene, a leggere bene le mosse. E questo è lento. Come danno è come l'altro. Addosso, delle cariche assurde. Guarda che carica quel cavallo, maledetta. 700, no, allora è pure questo. Tanto vale usare questo, buono. Prende sempre. Se no, gli incantesimi che ho sono veramente modesti. Modestissimi contro di lei. E sì che sono al massimo della potenza, con due bastoni, neanche con uno. Due bastoni potenziato al massimo, più 10.
intelligenza quasi cappata. E nonostante quello non si fa niente. Anche perché schiva quasi tutto, però anche quando non schiva, mille danni non è che siano tantissimi. Cioè, sono tanti, però non gli scende niente, vedo. Siamo lì lontano. Fai vista cazzo di carte. Così, a volte prende solo uno. Uno, due. No, questo non riesco a schivarlo, non capisco quando è il timer. Comunque già molto meglio, già molto meglio. Molto molto meglio così. Giusta questa tecnica. Tecnica giusta, assolutamente. Devo schivargli la freccia. Il freccione di Loretta, quello va schivato. E c'è un tempismo da imparare. Non bevi. Qua una corsa. Arco per il tempo. Quando è così vicina la misso praticamente sempre. Arco. Buono. Insomma, se cosa si è tirato una protezione dagli incantesimi. Che quando cominci a prendersi la tecnica giusta, no, boh, che cazzata! Che non mi dava più spazio per sparargli, eh? Non riuscivo più a sparargli adesso. Cazzo, che cavolata! Comunque quelle frecce lì, Madonna, sono tutte one shottanti. E niente, una fight così. La tecnica che sto usando va benissimo. È che solo non devo fare errore. Soprattutto quando fa lo sparone lì. Che c'è un tempismo preciso. E non è nemmeno facile da leggere.
Questi si corre via. Ecco qua da vicino. Se ne prende due, ne prende. Massimo. Buono così, buonissimo. Quando si carica è il momento migliore. Attenzione. Ecco, non troppo vicina. Sì, qualcosa riusciamo a fare. Via, perfetto. Bene, bene, bene così. Ma ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. In tempo, madosca. Bene. Benissimo. No. Gara di bevute. Un po' vicina. Attenzione. Oh, è one shot. Guarda quanti punti vita. Tutti. 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 Ma vaffanculo, va, mi one shotta. Ma che cazzo. Ma che puttana. Zoccola. Oh, carnetina. Ti sto facendo male, eh? Persino stunnata. Stunnata ancora. Stavolta sono proprio incazzato. Guarda, così da stunnarsi. E finalmente l'ho killata. Maestria di Loretta. È one shottante la maestria di Loretta. È un attacco assolutamente assurdo. Ma che incantesimo è? Ma è veramente assurdo. Arco pesante magico scocca 4 grosse frecce simultaneamente. Aumenta di potenza se caricata. Tieni bisogno. Escogitata da Loretta al termine del suo lungo e sanguinoso viaggio alla ricerca di un luogo dove gli albinauri potessero vivere in pace. Qui. C'è l'arma segreta, praticamente. La bomba atomica. One shotta. Che cacchio. Mi ha dato anche un sacco di rune. Nel frattempo siamo arrivati alla parte dell'albero, quella con il villaggio umano, la città umana. Prima c'è la città elfica, poi c'è la città umana e infine c'è la città dei parassiti. Con anche ancora qualche cavaliere anche in fondo. E dopo lì c'è Malenia. Cavalieri di Malenia e di Miquella.
comunque zero voglia di farmi tutta sta parte, che è enorme. Statene buono. Stai fermo. Sono pieno di anime, di rune. Non c'è Millicent, chi se ne frega. Le questline non le ho portate avanti. Ecco, 45 vita mi sembra buona. Cifra tonda. Poi la prossima, prossimi livelli li faccio. Faccio gli ultimi 4 livelli praticamente per portarmi l'intelligenza al massimo. Vado su di qui, eh. L'unica cosa è che ci sono i maledetti. Parassiti, mille piedi nobili che fanno malissimo. Ma se fanno male quelli. Pure ma questo. Piantala, zio cantante. Asta. Dov'è che si scende qua? Senza farsi troppo male. È giusto? Sì, perché non posso andare più avanti di qui, mi sembra. Ma no! No! E come faccio ad andare là in fondo? Non ci arrivo da qua! Strada ce l'hanno fare. Qua è un casino. Cioè. Ti spaccano tutti. Proprio lì. Qui ti spara all'universo. Oh, ma cosa vuoi tu? Non so come ho fatto passare. Ecco, qui bisogna entrare allora. Dai, su. Non riesco. Ecco, quando arrivi qui, ti butti qui. Ti butti qui. Qui si mette malissimo perché chiaramente io qui.
mette veramente male. Niente, sono morto, mi seguono. Le rune che ho perso prima, ciao, è stato bello. Ah ah, non era qui. Eh no, non era qui infatti. Mi dispiace, non era qua. Niente, ho perso 50.000 rune, chi se ne fotte. No, sono neofita e non capisco cosa devo fare nelle prime fasi di gioco. Beh, all'inizio sto gioco parti abbastanza tranquillo. Cosa devi fare nelle prime fasi di gioco? Bella domanda, domanda esistenziale. Cosa devo fare nella vita? Sostanzialmente, una volta che hai scelto la classe... Che comunque è giusto l'inizio, perché poi lo puoi cambiare il personaggio, puoi farlo evolvere come più ti aggrada e poi vai dove ne hai voglia. Dunque io per esempio all'inizio cosa che faccio di solito? Vado lì dove c'è quel cavaliere giallo che gira, ma non lo faccio perché quello è fortino, lo faccio molto dopo. Però vado nella chiesa, parlo con Calais, il mercante che c'è lì dentro, cerco un po' le grazie in giro, dove, che sono i punti di respawn quando muori. Giusto? E poi puoi farti qualche dungeon se ti aggrada. E intanto accumuli anime. Dopo un po' di grazie che hai trovato, dovresti avere un incontro con Melina. Non so se ti è già apparsa Melina, che è quella che qui ti fa passare di livello. Perché sennò accumuli grazie ma non le puoi usare per passare di livello. Io cosa sto facendo? Dove sto andando? È sbagliata sta strada? No! Tu non guardare come sto giocando io, perché io sto giocando praticamente... l'ho già strafinito sto gioco, platinato. Io sto giocando adesso per fare i boss. Quindi non mi interessa niente di farmi tutte ste parti. Le sto skippando in maniera vergognosa. Tu invece gioca giusto, cerca di prendere tutti gli oggetti che vedi. E sostanzialmente come cose da fare, all'inizio la grazia ti indica il castello di Godric come prima grande area che devi fare. E quello è un buon obiettivo. Solo che prima di andare lì fai un po' in giro, insomma, passa un po' di livelli, tirati l'arma a più 3 almeno, l'arma che hai scelto, la maglia a più 3, così cominci a fare qualcosa di danno. E ad esempio un'ottima zona, se non trovi abbastanza pietre per mandarla a più 3, perché sei nella chiesetta di Calais c'è l'incudine in cui puoi potenziare l'arma al massimo più 3. Quindi quello dovrebbe essere il tuo primo obiettivo, potenziare l'arma a più 3. Poi, fatti tutti i livelli che riesci, ovviamente. Che bel salto che ho fatto. Sono entrato come un ladro, skippando tutta sta gente qua fuori. Evviva. Mi spiace che ho perso 50.000 anime, eh? Quello è sempre una cosa che mi indispone. Però del resto non c'ho voglia di fare tutta sta gente, se fossi matto. Al massimo faccio questo bel imbusto qua all'ingresso. Questo qua lo facciamo, dai. Hai capito, Matteo?
Poi quando c'hai l'anima, cioè quando hai l'arma 3, potresti già andare a provare a fare il castello di Godric. Anche se... Dio no! Porca puttana, la marcescenza scarlatto! Ma che cacchio! Anche se non è per niente facile il castello di Godric. Però diciamo che è il classico fare come progressione, direi miniere, arma più 3, castello di Godric, tiri sull'arma ancora di più. Anzi, forse prima del castello di Godric potresti farti il castello che c'è a sud, nella penisola del pianto. Vai a farti il castello lì, quello ancora è più facile del castello di Godric. Il castello di Morne si chiama. Quello puoi fare. Poi c'è un altro castello invece un po' ad est, anche quello. Sono tutti castellini piccoli che intanto ti livelli e potenzi le armi. Via, 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 via. Zio, canta sta marcescenza, che fastidio. Ok, sono qua. Fatto quel castello, le pietre dove le trovo per il 3? Allora, per il 3... Come per il 3? Cioè, dici le pietre dentro la miniera. Se non le hai ancora fatte, fate il potenziamento dell'arma a più 3. Ti consiglio di fare nel lago Agael. Sai dove c'è il drago? Tu non farlo magari il drago subito. Aspetta un po' a fare il drago, che è grosso. Ti fai il laghetto senza fare il drago. E c'è una miniera lì, una caverna che va sottoterra, lì ci sono un sacco di pietre per potenziarti l'arma a più 3. Che è proprio il minimo. Poi dovresti trovare, più avanti, man mano che esplori altre grazie, ti arriverà ancora fuori Melina che ti porta alla tavola rotonda. Poi alla tavola rotonda l'arma la puoi potenziare al massimo, perché lì c'è un fabbro cazzuto che te la potenzia anche al massimo. Però ovviamente dopo lì inizia la tua ricerca delle pietre per tirarla su l'arma. Bisogna andare un po' in giro, un po' tanto in giro. Io odio questi, mamma mia, li odio! No, il teletrasporto ti porta in una miniera che ha le pietre 5. Quindi sono già abbastanza avanzate, che ti serviranno dopo, assolutamente. Però è una specie di trappola quella di quel teletrasporto, perché in realtà è un'area molto avanzata che ci muori sostanzialmente lì. Cioè, oddio, puoi fare l'inizio, trovi l'altra grazia che c'è lì dentro, poi vai all'uscita e da lì poi ti teletrasporti nella zona normale, perché lì è un po' troppo avanti adesso farsela. La puoi fare più avanti quella miniera lì. Perché quella è bella perché ci trovi un sacco di pietre 5. Quindi non è lì quello che dicevo io. Quello che dicevo io è in un angolo del lago c'è proprio una caverna. Quanti sono devo fare qua? Perché devo buttarmi qua, ecco perché. C'è una caverna con la miniera. Con le pietre di livello 1, che sono quelle che ti portano più 3 l'arma. Ecco, ora che salto che ho fatto. Che salto ho fatto. Io mi farei quella. Di solito mi faccio sempre quella caverna lì all'inizio, per trovarmi le pietre. Che disastro sto posto, tutto marcio, pieno di parassiti da tutte le parti. Che bellezza.
Dai, ce l'ho quasi. Oh, non riesco a fare il salto lì. C'è l'albero che ti butta giù proprio. Ti butta giù. Ti fa scivolare. Ma che fastidio. Comunque, di certo, quest'area qui di Malenia ci resto su delle giornate praticamente solo per arrivarci. Poi non parliamo della boss fight, che è tra le più difficili di tutta la serie dei giochi From. Boss fight è difficilissimo, non ci provo neanche oggi. Però almeno se riesco a arrivare la sua grazia, già qualcosa. Niente, riproviamoci. Arrivo qui. Vado qui. Adesso sto al centro. Ci sto su fino a quando proprio. Ecco, perché sennò ti fa cadere questa superficie arrotondata. Ne vado via subito. Evviva. Penultimo. Falò, l'ultima grazia. Ok, e sono nell'ultima fase di questo postaccio. Purtroppo non ho abbastanza anime, però ne ho anche tante, non voglio perderle. Allora mi mangio queste mega rune. Mangio queste mega rune che così riesco a fare forse un livellino. Su una build samurai, quali potenziamenti devo fare? Forza destretta? Allora, devi guardare la tua arma, cioè tu praticamente ti devi aprire l'inventario dove c'è l'equipaggiamento. Non so, entri dentro qui, schiacci sulla tua arma, tipo io ho Spadone della Luna Nera, schiaccio e vedi tutte le armi nell'inventario a partire da quella che stai equipaggiando. Ecco, adesso qui vedi un sacco di caratteristiche di quest'arma. Se tu guardi la mia, ad esempio, vabbè, vedi il danno, magia, fisico, più 300 vuol dire che è lo scaling delle mie caratteristiche, che gli aggiunge 300 alla magia, cioè fa 240 di suo, più 300 di magia, più 300 è lo scaling delle mie caratteristiche. Allora, come si fa a sapere lo scaling? Cosa scala? Devi guardare sotto proporzionalità attributi. Vabbè, attributi richiesti ovviamente sono quelli che devi avere per usarla, no? Cioè la mia devi avere forza 16, destrezza 11 e intelligenza 38, e fin qui è chiaro. Invece lo scaling, cioè il potenziamento che ti dà l'attributo, lo vedi in proporzionalità attributi. La mia arma, ad esempio, c'ha DD, forza destrezza ADD e intelligenza AB. Allora, più è alta l'ordine, cioè B è più alto di D, più è forte il potenziamento. Quindi la mia arma scala abbastanza tanto in intelligenza, perché B, il massimo è A, anzi è S il massimo. Cioè, se tu hai scaling S in una caratteristica, proprio vuol dire che va su tantissimo con quell'attributo. A va su tanto, B va su abbastanza, D va su di pochissimo. Quindi io non ho praticamente mai tirato su forza e destrezza perché scala D è veramente poco. Tu devi guardare la tua katana, che se ricordo bene dovrebbe scalare pochino in forza e tanto in destrezza. Quindi a te conviene tirare su ovviamente destrezza, senza nessun dubbio, però controlla per sicurezza la proporzionalità attributi, cosa ti dice, e lo vedi. Poi dopo, una volta che sei pronto per livellare, come io adesso, prova a guardare, prima di mettere un punto, ho C in forza e C in destrezza. Ma cos'è, una katana katana? Che strano che faccia C forza, C destrezza. Pensavo fosse più destrezza che forza la katana. Fammi vedere, io non ne ho di katane.
Sa che non l'ho mai presa la katana, però. Quindi non ti posso aiutare, non ce l'ho con questo personaggio. C'ho la Fiumi di Sangue, che è una katana che trovi molto più avanti. Forse hai ragione. Allora sarà DD. Vuol dire che va su in entrambe le caratteristiche. Ho livellato un po'. E dopo, quando tu livelli, se tu guardi dove c'è scritto armamento DX e armamento SX, sono gli slot a destra e gli slot a sinistra delle armi. Allora, io nello slot destra 1 ho la spada della luna, no? Ecco, quindi adesso tirando su una caratteristica, tu vedi che da 772 danni dell'armamento destro 1 mi va su 773, per esempio, con intelligenza a 97. Se invece tiro su, che ne so, la forza, da 772 mi va 774, quindi ottengo 2 punti in più. Sai perché? Perché la mia intelligenza è già talmente alta che ha raggiunto il soft cap, si chiama. Quando tu raggiungi livelli molto alti c'è un soft cap, vuol dire che vai su pochissimo dopo quel numero lì. Cioè puoi ancora metterci punti, ma non serve praticamente a niente, conviene metterli dall'altra parte. Io però glieli metto lo stesso perché mi va su che gli incantesimi. Quindi io volevo cappare intelligenza, voglio arrivare a 99. Quindi il punto lo faccio lì comunque, anche se per il danno dell'arma conveniva metterlo in forza. Forse è l'abilità che ho messo sulla katana. Certo, sì, perché poi dipende anche molto da che abilità metti sulla katana. È vero, ce ne sono alcuni che scalano di più in forza, alcuni che scalano più in destrezza. Sostanzialmente, cioè, di solito conviene, non lo so, conviene avere una caratteristica sola che scala, perlomeno fino a un certo punto. Poi ad altissimi livelli è meglio avere che scala su tutte e due, sia forza che destrezza. Così eviti il soft cap, come succede a me. Insomma, devi un po' sperimentarci. Poi ogni arma ha un po' le sue peculiarità. Me ne vado a trovare Malenia. Si chiama City. Maledetti. Sono quelli piccoli, tra l'altro. Meno male. Questo è con un incantesimino di questi. Lo sciolgo. Quelli grossi no, però. Quelli grossi sono più un problema. Ma neanche tanto, dai. Ah, guarda dove sono. Sono lì in alto. Ecco perché. Come faccio ad arrivarci lì? Vabbè, chi se ne frega, uccido lo stesso. Allora, un momento, attenzione, attenzione. Dov'è il passaggio per Malenia? Lì, dove c'è la porta. Quindi c'è solo un parassita da far fuori, che mi dà molto fastidio, che è quello lì. Non lo prendo, purtroppo, dov'ero. Lui prende sempre. No, 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 lasciami stare. Scendila. Vai. Vieni qua, vieni qua. No, no. Do. Dai, dai, dai. Ok, meno male. Fatto. No, c'è un altro qui! Quanti sono? Porca miseria! Questo lo faccio giù con la spada, dai. Forse. Cioè, prendono da dietro i muri, che è una delle cose che odio più in assoluto. Cazzo, che mazzate! Sono difficilissimi sti parassiti. Perché poi ti lanciano quei missili teleguidati, quelle specie di mosche velocissime. Comunque ce l'abbiamo fatta. Ascensore e sono da Malenia. Ma sono fortissimi i minatori. Sì, quelli lì poi li devi. Sono coriacei anche. Devi farli con l'arma a 2 mani. Perché se usi l'arma a 1 mano, il colpo ti rimbalza indietro. E ti fa perdere un sacco di tempo. I minatori sono deboli alla magia. Quindi
Se tu hai qualche incantamento magico, qualcosa da mettere sull'arma, con le cenere, qualunque roba, li sciogli. Invece se gli fai danno fisico, purtroppo il danno fisico non ha resistenza. Quindi sono abbastanza duri. Però due mani vedrai che riesci a farli. Se poi gli fai il backstab, si backstabbano abbastanza bene. E lì ci trovi un sacco di pietre 1. Quando ne hai abbastanza, poi vai nella chiesetta di Calais e ti porti l'arma più 3. Assolutamente. Cioè, proprio il minimo, minimo sindacale, avere l'arma più 3. Poi il casino sarà cominciare a tirarla su con le altre pietre più grosse. Perché sono tutte sparse. Ad esempio, il castello quello a sud ha un sacco di pietre più 2, mi sembra. Poi altre pietre più 2 e più 3 le trovi a Liurnia, nel lago che c'è a nord del castello di Godric. C'è anche una miniera lì che ha le pietre 3. Buono, dai, sono arrivato fin qui. Allora, sostanzialmente io il gioco l'ho praticamente completato, tranne, attenzione, attenzione, attenzione. Mi mancano ovviamente le due cose più difficili del gioco. Mi manca l'ultima boss fight, che non c'ho voglia di farla adesso, perché io stasera devo lavorare e sono già stanco adesso. E non mi ci metto più a fare un'altra boss fight difficile come l'ultima, la bestia ancestrale e Radagon. E poi mi manca anche la boss fight di Malenia, che è ancora più difficile, quindi col cazzo che mi ci metto. Quindi ragazzi, io quitto qui, è stato bello, però non ce la faccio adesso a fare queste cose, queste boss fight. Le farò con calma i prossimi giorni, quando c'ho un po' di energie. Intanto grazie che mi ha seguito e alla prossima allora. Ciao Matteo!